la ex fonderia Bastanzetti, oggi casa dell'energia, un tempo fonderia, c'era il detto una volta che questa fonderia con la sua sirena scandiva i tempi della città. Sì, praticamente gli aretini rimettevano gli orologi perché era talmente precisa che nelle quattro volte che suonava durante la giornata e loro sicuramente potevano mettere l'orologio che non sgarrava. Ha suonato anche per brutti eventi durante la guerra, quando appunto arrivavano gli aerei o i bombardamenti, e questa la facevano suonare perché la gente si proteggesse. E quindi ecco, diciamo che c'è una storia di circa 80 anni su questa fabbrica, e quella è l'originale che praticamente è stata poi successivamente motorizzata e quindi e suonerà stasera. Dove è stata conservata? Questa è stata conservata insieme a tutti i macchinari che erano dentro la fabbrica e quindi a casa mia e nei campi del prete di San Polo Don Natale, che mi ha concesso appunto lo spazio per poterci mettere quei grossi macchinari, circa 4.000 quintali di ferro. Che effetto fa ripensare alla Bastanzetti, visto che ancora oggi camminando per Arezzo si vede il nome, no? In terra, e rivederla oggi trasformata così in urban center? Ma io guarda, oggi ho i brividi perché onestamente voi capite che ho sgombrato tutta la vecchia fabbrica dei macchinari che erano qui, li ho portati via e quindi oggi rivedere questa cosa così trasformata, però con forse un compito che avrà per il futuro, mi emoziona, perché almeno si potrà continuare a pensare che qui c'era una fabbrica che ha operato per 100 anni.